Allora, oggi è stato annunciato che finalmente è disponibile in General Availability la nuova versione di Microsoft Teams, una versione rivista dal punto di vista grafico, rivista anche un po' dal punto di vista della user experience, ma soprattutto che va a coprire due principali ambiti: la velocità, quindi le performance, la velocità di apertura, di accesso a Teams, di accesso ai meetings, eccetera, eccetera, e dall'altra parte la collaborazione cross-tenant. Ok? Vediamo insieme qual è stato l'annuncio di Microsoft su questo argomento, ma soprattutto cerchiamo di capire quando le varie tipologie di clienti di Microsoft riceveranno questa nuova versione, perché sapete bene che Microsoft ha varie tipologie di clienti in base alle varie licenze che i clienti hanno acquistato, quindi i business che hanno fondamentalmente aziende con meno di 300 persone, gli enterprise, quindi aziende con più di 300 persone, il mondo education, il mondo della pubblica amministrazione e così via. Spostiamoci nel post che ha fatto il team di prodotto e vediamo bene insieme quelle che sono le opzioni. Ok, punto numero uno, ci fanno un po' un recap di questa nuova versione di Teams. Io ho fatto un video che parla di le principali funzionalità e soprattutto fa vedere le differenze in termini di performance di questa nuova versione su Teams. Ve lo lascio qua su, quindi bastate che fate clic qua su in alto e potete vedere bene anche tutte queste informazioni. In generale, come vi dicevo, Microsoft ha lavorato molto sulle performance. Di fatto il nuovo Teams usa la metà della memoria, quindi dovrebbe essere il doppio più veloce, non in tutte le sue funzionalità ma nelle principali, quindi lo switch per esempio tra i vari gruppi, l'accesso ai meeting, la prima apertura di Teams, il fatto di staccare una nuova finestra, una chat e così via. Ok, oltre a questo ci sono tantissimi altri improvement di user experience e soprattutto c'è la nuova funzionalità di collaborazione cross tenant. Sapete che se noi veniamo invitati su un tenant diverso dal nostro, da quello della nostra organizzazione, di fatto se riceviamo una notifica da lì non la riceviamo nel nostro Teams in tempo reale, non vediamo proprio la classica notifica in basso a destra, magari ci arriva dopo un po' via mail, e questa è una bella rottura, no, per abilitare la collaborazione tra magari aziende differenti e cose di questo tipo. Con questa nuova versione Microsoft ci porta invece un improvement da questo punto di vista: riceveremo le notifiche e avremo la possibilità di switchare tra un gruppo con cui collaboriamo con i nostri colleghi all'interno della nostra azienda con un gruppo invece shared con colleghi esterni e così via. Ok, se andiamo però in fondo al post, fondamentalmente Microsoft ci dice: alt, guarda che questa nuova versione è disponibile adesso per un tot di utenti, mentre invece per gli utenti enterprise ci sono altre date, altre informazioni. Vediamole bene insieme facendo clic su questa pagina. Allora, oggi, quindi ottobre 2023, il nuovo Teams sarà disponibile per tutte le persone e le aziende che hanno licenze business, quindi Microsoft 365 Business Basic, le Business Premium, le Business Standard, ok, queste qua, e in più per chi ha le nuove licenze Teams Essentials, che è questa nuova licenza che contiene solo Teams, che è stata annunciata veramente da poco, perché si parla di 3-4 settimane in cui Microsoft ha fatto questa modifica a quelli che sono i prezzi di Microsoft 365 per i nuovi clienti enterprise. Ok, anche loro, chi ha Teams Essential, può prendere questa nuova versione di Teams già da oggi. Sempre a ottobre ci sono tutti quei clienti che hanno deciso di abilitare la funzionalità di Teams Preview, quindi avere una preview magari di non tutti gli altri tool e delle funzionalità degli altri strumenti che arrivano su Microsoft 365, ma solo quelle di Teams. Ok, oltre a questi, che è un po' il mio caso, io ho il tenant con la opzione targeted release abilitata e questo mi permette appunto di vedere in anteprima, o per tutte le persone in azienda o per persone specifiche, vedere in anteprima le modifiche, le nuove funzionalità che arrivano. Ecco, anche in questo caso tutti i tenant che hanno la targeted release accesa possono ricevere subito questa nuova versione. Per invece gli altri clienti,
quindi quelli che hanno per esempio il ciclo di aggiornamento standard di Office di Microsoft 365, si chiama il Current Channel, alla fine di ottobre, quindi dovranno aspettare ancora un pochino. Chi invece ha scelto il piano di aggiornamenti semiannuale, quindi ogni 6 mesi vengono fatti gli aggiornamenti di Office di Microsoft 365 eccetera, dovrà aspettare fino a novembre-dicembre, ok? Molto importante, quindi chi è nel mondo enterprise, ha scelto questa opzione per la release, sappiate che ancora non sarà disponibile Teams 2.0 in general availability, ok? Mentre invece per la pubblica amministrazione, quindi il mondo government, si parla di marzo 2024. Ok, ecco, queste sono un po' le date della nuova versione di Teams. Noi l'abbiamo già accesa, è un po' che proviamo la preview, insomma, per vedere bene quali sono gli improvement, quali sono le modifiche e così via. Vi consiglio di utilizzarla appena va in general availability, così avete anche il supporto, non avete problemi, perché è veramente un bel cambio di passo. Ok, poi mi fate sapere sui commenti, diciamo, come va con questa nuova versione. Va bene? Ciao, ciao a tutti.